Eccoci qui, dopo un periodo totalmente caldo ed estivo, ci ritroviamo in completo autunno e oggi vi ho voluto portare proprio qui, a Villa Menafoglio Litta Panza. La villa che vedete alle mie spalle fu acquistata dal marchese Menafoglio nella seconda metà del Settecento e venne utilizzata inizialmente come villa di delizia, ossia atta ad essere utilizzata per ricevimenti ed eventi mondani. Solo successivamente venne utilizzata come residenza, poiché ci furono dei grossi problemi finanziari nella prima parte dell'Ottocento. La cattiva gestione della villa da parte di Menafoglio portò alla vendita a Pompeo Litta Visconti Arese, che era un patrizio milanese, e nel 1829 fece una ricostruzione, un ampliamento della villa grazie all'intervento dell'architetto Luigi Canonica. Ma prima di portarvi a visitare la villa, sigla! Villa Panza si trova a Biomo Superiore, in provincia di Varese. Giuseppe Panza, noto collezionista d'arte del secolo scorso, ne fu l'ultimo proprietario, prima di essere definitivamente donata, al Fondo Ambiente Italiano. Attorno alla villa troviamo un magnifico giardino all'italiana, di oltre 33.000 metri quadrati, al cui interno si trovano attualmente alcune installazioni di Meg Webster, Sean Scully, Bob Verschueren e Peter Randall Page, solo per citarne alcuni. Il piano inferiore apre con il bellissimo Salone Impero, che è l'ambiente più sontuoso della villa. Costruito tra il 1829 e il 1830 per volere del duca Pompeo Litta Visconti Arese, come ambiente di rappresentanza per ospitare banchetti, fu commissionato all'architetto Luigi Canonica. Il resto della villa ha al suo interno un'armoniosa combinazione di pezzi di arte contemporanea e preziosi arredi del XVI-XIX secolo, ma anche esemplari di arte africana e precolombiana. Sono più di 100 i pezzi raccolti dal 1956 da Giuseppe Panza, dal momento che Panza, per la forte passione che aveva per l'arte contemporanea, decise di invitare celebri artisti a trasformare alcune aree della villa in alcune opere ambientali. Una delle stanze più importanti del piano superiore è sicuramente il salotto, che rappresenta il cuore della villa perché qui Giuseppe Panza riunisce le sue tre grandi passioni: l'arte contemporanea americana, gli arredi tradizionali e l'arte primaria africana precolombiana. Secondo la visione del collezionista, opere provenienti da contesti storici e geografici differenti, se sorretti dalla stessa qualità, possono essere accostati come espressione della bellezza insita nell'uomo.